Ciao a tutti, è surreale, un po' tanto paradossale essere a Tavuglia nella fattispecie con Valentino Rossi con la gara adesso, ma lui seduto su un divano con una gamba per aria, non per rilassarsi. Quindi prima tiriamo i moccoli, i mannaggia e tutte quelle cose lì e poi chiediamo a Vale come stai, che è importante. Intanto ciao a tutti, sì, mi dispiace moltissimo essere qua. Sto abbastanza bene perché rispetto all'altra volta la frattura è meno brutta e sono stato subito bene, come resto del corpo già da dopo l'operazione. Ho trovato un dottore che è stato molto bravo, mi ha fatto una buona operazione subito la notte e quindi mi sono svegliato la mattina che già stavo bene. E quindi questo è positivo, però rimane grandissimo dispiacere, ecco, che fa più male della gamba. Però a vederti, anche vederti arrivare, che comunque ho visto che già un pochino il piede lo appoggi con le tue stampelle, e a vederti, probabilmente, non so, è l'esperienza o è il tuo modo di essere, siamo contenti di testimoniare un Valentino Rossi sereno, insomma, a dispetto di questa grandissima fregatura per cui non puoi correre qua. Rispetto all'altra volta, cioè, appena è successo ero veramente disperato perché l'altra volta è stata dura. Nel senso, stare una settimana in ospedale, ma poi star male, non poter scendere dal letto neanche per andare al bagno, cioè essere veramente Infermo. immobile con tutto che ti fa male, così. Invece questa volta è andata meglio. E mi sono trovato subito piuttosto bene, quindi ho subito potuto un po' iniziare a lavorare per la riabilitazione. Però comunque bisogna stare sempre molto molto attenti, fare poco Certo. poco, giorno per giorno, vedere che la gamba si sgonfia un pochino, è una procedura molto lenta e molto noiosa. Però comunque rispetto all'altra volta sto meglio. Sgonfia, sembra sgonfia. Essendo la prima, cioè, nel brutto è una gamba bella da vedere così, almeno sembra, per quello che me ne intendo di gambe rotte. Ma ti volevo chiedere, essendo la prima volta che parli, come è successo? Cioè, proprio la dinamica è una caduta, una parata? Diciamo che è bella anche perché ho questa meravigliosa Beh, sì, calza quella bianca, fa. anche autoreggente tra l'altro. Ah, col sì. E se la vedi nuda, senza anche dove ci sono tutti i tagli dell'operazione, così non è proprio bellissima. No. Ecco, però non è male. Comincia a riprendere un po' la forma della gamba, si comincia a vedere la caviglia. E niente, siamo andati a Se fare era un di giro. pizzo però era peggio, ecco, Sì, nel tuo adesso caso. però posso mettere la giarrettiera Sì, di che pizzo soddisfazione se grossa. vuoi. E sono andato a fare un giro di enduro con i miei amici e con gli altri piloti dell'Academy ed è un giro di enduro che facciamo da quando avevo 18 anni, che mi portava mio babbo con i suoi amici. E un giro di enduro che facevano loro quando erano giovani, ecco, quindi una cosa che ho fatto Mille 200 volte. volte. E eravamo quasi arrivati alla fine, e eravamo in una discesa abbastanza ripida, stavo andando giù piano, in piedi sulle pedane, in seconda, solo che c'era uno scalino roccioso. Quando ho preso lo scalino mi si è mosso il manubrio come se avessi preso un sasso, una cosa del genere. Sulla sinistra io sono andato giù col piede a destra, solo che C'è lo sbalzo. c'era lo sbalzo e quindi quando il piede ha toccato con tutto il peso sopra del mio corpo e della moto, crack, Si è sono girato. rotta la gamba. Ma è vero o è una leggenda che dopo, intanto che eravate quasi arrivati alla fine del giro, Mancavano 400 metri. e che dopo qualcuno è andato a dirgli: guarda, a un contadino, guardi che c'è Valentino Rossi con una gamba rotta, questo non ci, che si è stato trasportato con una Jeep, di questo che non ci voleva credere. Ma allora, fortunatamente eravamo quasi arrivati, perché quando io mi sono fatto male, cioè nel momento che capisci che hai una gamba rotta, sei completamente immobile e sei in mezzo a un bosco e dici adesso cosa succede? Perché tra l'altro erano anche tipo le 6 e tre quarti, quindi cominciava a venire anche notte. E io non riuscivo neanche a muovermi, cioè appena mi muovevo mi faceva malissimo. E siamo stati fortunati perché sono andati nel paesino di sotto e hanno chiamato questo signore, questo contadino, senza dirgli che era Valentino Rossi, Ah no, e lui ci è ma venuto a peggio, aiutare. perché poi arrivare. No, lui è venuto a aiutarci con una Jeep piccolina, tipo una Vitara vecchia, una Suzuchina vecchia, ed è riuscito ad arrivare fino a sotto dove ero io, e poi in retro, è venuto su in retro piano piano ed è riuscito proprio a venirmi a parcheggiare a 5 metri. Ok.
E allora a quel punto in 5-6 mi hanno preso piano piano tenendo la gamba e mi hanno caricato nel bagagliaio, e il tragitto da lì in fondo è stato il momento più doloroso, perché immaginati tutte le buche così con la gamba rotta, non lo auguro a nessuno, ecco. No, certo. Ma lì l'istinto del campione motociclista, che peraltro è nel mondiale a 26 punti dalla vetta, è: caspita, mi sono rotto la gamba e mi si frega il mondiale, oppure che male, che problema, mi sono rotto la gamba? Ma un po' tutti e due, però cioè, intanto io ho sentito che mi ero fatto male, però all'inizio speravo tipo che mi si era girata la caviglia, dopo ho sentito che era un male diverso, inconsueto. E poi era qua, e quindi qui la caviglia non c'è, lì c'è solo la tibia, e quindi si fa presto a... Però è tutto insieme, insomma, capire. Non è che il primo pensiero vola al mondiale. Però ti dispiace soprattutto per Misano e per il campionato e per la bega che avrò nei prossimi giorni, perché comunque è difficile. Ma col senno di poi, perché poi su queste cose poi si finisce anche un po' per speculare, ognuno dice la sua, no? C'è chi ha detto, ma perché è andato a fare enduro? Col senno di poi è stata una stupidata o è l'ortodossia dell'allenamento e delle cose che un pilota prevede, deve fare o gli va di fare? Allora, secondo me noi siamo piloti di moto e per noi allenarci in moto è la cosa migliore, ecco. E il problema è che quest'anno mi è successo due volte, ho sbagliato due volte e l'altra volta con la moto da cross mi è andata veramente bene, perché ho dato una gran botta e sono riuscito a correre la Mugello, invece stavolta no. E il calcolo delle probabilità metteva il cross in cattivissima luce con tutti, perché con la moto da cross si sono fatti male tutti, e io compreso, anche la spalla eccetera, e però l'enduro non è, molto meno. Non era nella blacklist, ecco. E però evidentemente ma la forma più soft, mi verrebbe da dire, di quello che uno può fare. È stato abbastanza pericoloso anche quello, ma è pericoloso allenarci con la moto. Ogni volta che sali in moto è pericoloso il ranch, è pericoloso andare a girare a Misano, è pericoloso tutto. E decideremo come fare in futuro, ecco. Ma andare in moto io penso che non se ne possa fare a meno, sennò se non ti divertissi a fare l'endurata con gli amici forse ti divertiresti anche meno poi a fare il motomondiale. Sì, cioè. È una cosa che noi 4-5 volte all'anno l'abbiamo sempre fatta, tocca farla e la fai, però vediamo. O mi alleno a casa con la PlayStation, così non è un po' meno pericoloso, magari lì riesco a non farmi male. Però non è utilissimo per quello che devi fare dopo. Ma il rientro, no, che è stato più o meno fissato come obiettivo, pare di aver capito, per i tempi veloci che un pilota si impone per il recupero, a Motegi. Volendo c'è una gara prima, uno potrebbe ipotizzare un rientro in tempi record, oppure dipende da ovviamente come evolve la frattura, o potrebbe dipendere anche da come magari va la gara a Misano? No, da come va la gara, cioè dipende molto come sta la gamba, perché io nella mia testa ho pensato Motegi, però adesso tutte le previsioni sono veramente un prenderci, perché bisogna vedere come sta la gamba, bisogna vedere come reagisce al lavoro, se possiamo spingere un pochino, muoverla, così se non si gonfia, vedere come sto io e per il resto. E l'altra volta sono tornato in pista dopo 40-41 giorni al Sachsenring, e quindi più o meno ci saremo con la tempistica di Motegi. E Aragon è molto prima, perché sarebbe tipo 3 settimane dopo l'incidente, 26 giorni mi sembra. Quindi sarà veramente difficile, però noi ci proviamo, nel senso, tutte le mattine proviamo, lavoriamo e vediamo. Ci abbiamo un po' di tempo ancora. È noioso, fa male e bisogna aspettare. Siamo in Italia, era ovviamente il tuo Gran Premio di casa, lo è anche un po' però per la Ducati che ha Dovizioso là davanti, il quale secondo me qui a Misano ha una Ducati un po' più pesante, non perché da linea gli ha crocchiato qualcosa sopra, ma perché porta se stesso, il pieno di se stesso, e anche un po' il vuoto di Rossi come prestigio, come peso, no? Non essere a Misano è la cosa che mi dispiace di più, proprio oltre al campionato, ecco. E, però come hai detto tu, ci sono un sacco di piloti italiani che possono vincere, e c'è Dovizioso che corre con la Ducati, ma ci sono anche tanti altri piloti in Moto2 e Moto3, quindi sarà sicuramente un gran weekend. Mi dispiace non esserci per tutti i miei tifosi, ma penso che quelli che saranno a Misano si divertiranno lo stesso, perché sarà una bella giornata di gare. Se tu fossi un tifoso di Valentino Rossi,
anche sfegatato, cosa faresti del tuo biglietto, dei tuoi progetti per il weekend? Ma io andrei uguale, sì, sì, andrei uguale, e mi dispiacerebbe non vedere Valentino, però comunque è sempre, è una grande emozione lo stesso. E poi può anche essere una maniera di dimostrare che i 22 anni di carriera mondiale di Valentino Rossi hanno insegnato ai suoi tifosi ad amare, oltre che Valentino Rossi, anche lo sport che fa, il motociclismo. Certo, è certo, una soluzione. Certo, certo, quello assolutamente, ma io non penso che ci saranno tante defezioni domenica. Dal punto di vista invece della Yamaha, diciamo che voi ufficiali avete solo, vi penso come squadra, Vignales in pista, ha l'opportunità di tenere testa da solo, diciamo, al Marquez che abbiamo visto o al Dovizioso che abbiamo visto, Vignales? Senza, direi assolutamente sì, perché senza un pezzo della collaborazione nel box, diciamo, va veramente forte, abbiamo già fatto i test, è stato molto veloce anche Maverick nei test, mi dispiace molto, quindi potrà essere tanto, tanto competitivo. Mi dispiace molto perché siamo in lotta per tutto, siamo in lotta per le marche, siamo in lotta per i team, quindi senza di me questo è un male per la Yamaha. E, però li vedo al momento loro tre più in forma, ecco, quindi Ducati, Honda, Yamaha, Vignales, Marquez e Dovizioso. E anche Pedrosa e Lorenzo andranno forte a Misano perché loro sono sempre stati veloci. Ma useranno, adesso finiamo, useranno userà Vignales il telaio del 2018? No, perché questa domanda è perché si è detto che a Silverstone avevate usato il telaio del 2018. Ma questo sinceramente non lo so, cioè è un po' come si dice, da faciloni parlare del telaio 2018. Abbiamo provato un telaio che poteva essere, potrebbe anche essere un'ipotesi, cioè nella direzione 2018, e mi dispiace molto perché dopo la pausa, comunque anche prima del test di Misano stavo guidando bene e ero veloce in prova e sono partito in prima fila, e anche a Silverstone ho fatto una bella gara, sono riuscito a guidare sempre bene senza sbagliare, quindi mi sentivo in forma per Misano, a parte il telaio. Dimmi due cose, la prima, cosa stai facendo in questi giorni per far passare il tempo? Guardi la tele? Ah sì, guardo la tele, guardo i film, guardo le serie, e sto lì. E ti occupi, dai. Ma alla fine non è che c'ho tanto tempo, perché mi alleno la mattina, diciamo, poi faccio fisioterapia il pomeriggio, già abbiamo da fare, ecco. Okay. È un po' come quando da scuola ti fai arrabbiare e ti lasciano a casa, ma con l'obbligo di frequenza, che non vuol dire niente, capito? Perché, cioè, sì, praticamente io non guido ma faccio tutte le altre cose, certo, intorno, che sono in realtà una grandissima rottura di scatole. ma la gara o le prove adesso, cioè, le guarderai? Le gare, le prove le guardo, le guardo tutte. Cioè, cosa combini per la gara, tutte, per guardare la gara di Misano? Cioè, fai un gruppo di ascolto? Sì, penso che la guarderemo a casa mia con i miei amici. Con me Sanchini come gruppo d'ascolto? va bene, però un po' difficile. Vi sento, magari vi telefono. Va bene, dai. In bocca al lupo, grazie davvero. Grazie, Vale, grazie, rimettiti proprio presto, grazie per questa chiacchierata. Ciao a tutti i tifosi, ciao, e ci vediamo presto, dai.